Virginia Rotary. Vittoria. Vittoria Bissi. Vincenzo Armani. Tiberio Fiorilli. Agostino Fiorilli Tartaglia. Francesco Gabriele Scapino. Angelo Costantini. Mezzettino. Pier Maria Cecchini. Fritellino Sua Moglie Ursula. Evaristo Gherardi. Tristano e Trusiano Martinelli. Ursula Astori, cantatrice. Fabio Sticotti, cantante e generico. Tommaso Antonio Visentini. Arlecchino. Una Nespola, una Spinetta, un Claudione. Ah, quel famoso Graziano dei comici gelosi. Io l'ho conosciuto, sì, e non solamente ho conosciuto lui, nominato Lodovico da Bologna, ma ho conosciuto insieme Giulio Pasquati da Padova, che faceva pantaloni, Simone da Bologna, che faceva da zanne, Gabriella da Bologna, che faceva da francatrice, Orazio Padovano, che faceva l'innamorato, e Adriano Valerini da Verona, che faceva lì stesso. E un certo Girolamo Salimbeni, da Fiorenza, che faceva da vecchio fiorentino detto Zanobio da Piombino. E poi la signora Isabella Andreini, padovana, bella, che faceva la prima donna innamorata, bella. La signora Prudenzia Veronese, che faceva da seconda donna, e la signora Silvia Roncagli, bergamasca, che faceva da Franceschina. E un certo Francesco Andreini, pistoiese, marito della detta signora Isabella, che faceva la parte di un capitano superbo e vantatore, che se ben ricordo dal nome mio si faceva chiamare capitano Spavento davanti all'inferno. Allora Marta, ragazzi, allora Marta, Elisa, Marta, voi due andate a fare le spese, lì. Allora adesso quando arriva cosa vi fate spiegare dove mettere i bauli con i costumi. Cioè cosa succede? Università di Padova, centro di il TPR CUT, Teatro Popolare di Ricerca, Centro Universitario Teatrale dell'Università di Padova. Siamo nei fine anni 40, quindi primissimo dopoguerra, si incontrano De Bortio con un mimo francese che aveva già lavorato con delle maschere, aveva già avuto dei rapporti con le maschere, e il signor Jacques Lecoq, questo mimo francese, e con uno scultore padovano che è Amleto Sartori. Il problema è andare alle origini. Alle origini c'è una maschera, ci sono delle maschere. Il problema viene posto a questo scultore che cerca di risolvere il problema. Prima con la cartapesta, poi ci si accorge che la cartapesta è un materiale troppo fragile e poco pratico. Si sa che esistono delle maschere antiche fatte in cuoio. Per fortuna Amleto era uno di quegli scultori curiosi e che aveva voglia di riscoprire le cose, fa le sue inchieste, chiede di qua, chiede di là, chiede a chi lavora al cuoio, chiede agli specialisti del cuoio e insomma reinventa questa tecnica. Ora va lasciata seccare che diventi più o meno di questo colore un paio di giorni e poi dopo domani ci facciamo le linguette, incolliamo, facciamo gli occhi, il naso, le narici e poi è fatta, solo da colorare. Allora, i punti di lavoro sono il palco di commedia che si può usare a prescindere da quando lavora col principe. Siccome i palchetti, adesso voi avete visto i due palchetti piccoli, sono uno fianco all'altro, in realtà domani vengono spostati, saranno uno di fronte all'altro. Quindi è interessante che Milo fa il diavolo, si raccoglie 20 persone, finisce il diavolo, saluta, va via e dietro sull'altro palchetto, non so, c'è Arlecchin che fa una scena. Montiamo una sequenza con un piccolo prologhetto di Zambeppo. Per esempio, l'altro giorno stavo male e si arriva il dottore. E arriva il dottore, fate la risa del dottore, no? Il dottore fa per andare via della storia, arriverebbe Roberto, invece di arrivare Roberto arriva il capitano. Questo è troppo scuro, non lo contagia subito il vicino! Visto? No, sentito! A questo punto, signori miei, le possibilità sono due! Aspetta! O sia la guarigione immediata, o la
La morte certa! Ah! Dottor! Qui! L'ha preso le volte! Voglio mangiare kiwi! Fermala! No. Fermala! No, noi avremmo volendo quella della notte, noi due, che... Non no, rende, non, sai non rende, quindi facciamo delle cose non visive, il duello, l'ansia, sono cose che rendono una cosa morta, ok? Adesso io, stasera cerchiamo di costruire una scaletta che domani mi daremo... Sì, di modo che noi si più o meno, però sarà una scaletta veramente come un canovaccio. Altro elemento fondamentale è la commedia dell'arte, proprio per la sua struttura fondamentale, il giovane innamorato che deve conquistare la giovane innamorata e che trova un'opposizione nel vecchio, nel Senex, non solo recupera la struttura fondamentale della commedia plautina, ma si ricollega direttamente ai rituali dello Charivari, che sono diffusi in tutta Europa e sono rituali che, capeggiati miticamente proprio da Helleken Arlecchino, servono a punire, a contrastare, come dire, il vecchio che cerca di soffiare, se vogliamo dire così, no? Le giovani donne al diritto dei giovani di averle. Testimone sia dell'incontro mio con Carlo per forza e anche di un altro incontro un po' storico che è Carlo con il tag, che è quello che darà poi origine al Pantachin dopo, nato dalle ceneri del tag, ceneri dei carboni ardenti, quelle ceneri, visto che è stato molto scintillante alla fine del tag. Sergio, sono Sono un principe. Un mio punto di riferimento è la fondazione e il fondatore del teatro scandinavo, teatro danese, un certo Ludvig Holberg, che si ispirava molto del teatro italiano, cioè di Gherardi, e questo vuol dire che nella base del teatro danese c'è la commedia dell'arte, c'è quel senso del grottesco. Che se donna struba le si scende, ci ha girato le doglie. E giro dopo che non duro, patina di tana bianca. Patine di doglietta. Thank you.
problema antico legato al fatto che la commedia dell'arte, ahimè, non lascia tracce scritte vere, quindi non esiste il testo. Siccome il teatro in generale è considerata una specie di diramazione di settore legato alla letteratura, è logico che un teatro che è senza letteratura, essendo la letteratura considerata la madre, l'asse portante del teatro, la commedia dell'arte praticamente non trova più una sua casa all'interno degli stili teatrali. In ogni caso, Isabella ebbe tanto desiderio, tanta voglia d'essere immortale, di poter continuare dopo il corpo che lei stessa scriverà in un suo sonetto, scriverà. Beh, questo lo diciamo, sì, questo me lo ricordo, lo diciamo. Di tentar fama io mai non sarò stanca, perché il mio nome invido oblio non copre. L'aspetto carnevalesco della commedia dell'arte è legato all'aspetto carnevalesco di lotta e rito di fertilità. Tutto questo viene spostato a livello spettacolare, non si tratta più di un rito ma di uno spettacolo, ma per così dire sulla commedia dell'arte finiscono tanti di quegli elementi che unificano l'Europa orale da essere appunto un fenomeno immediatamente comprensibile in tutto il continente. Avanti, chi vuole provare la macchina di piacere, facciamo la fila, dai, vieni. A côté les jeunes, les vieilles, tout le monde. Les blondes, les morts, les grasses, les petits, les gros, non mi riferivo a lei, se ci mancherebbe altro. Ho tutto rispetto per la sua magnificenza. Spavento davanti all'inferno! E questi tali comici uniti insieme si nominavano i comici gelosi. Avevano un giallo a due facce per impresa, con un motto che diceva: virtù, fama e onore, ne fer gelosi. Durò quella famosa e mai abbastanza lodata compagnia molti e molti anni, mostrando ai comici venturi il vero modo di componere e di recitar commedie, tragicommedie, tragedie, drammi pastorali, intermedi apparenti ed altre invenzioni rappresentative. Ma di quelle compagnie ormai non se ne trovano più.